Abbiamo già accennato all'esistenza del cosiddetto tensore metrico fondamentale, che abbiamo indicato con la nomenclatura GIJ, con due indici bassi covarianti, e in questo modo sappiamo che questo tensore ha rango 2, quindi rango di GIJ è uguale a 2. E inoltre il tipo di questo tensore è di tipo 0,2, naturalmente, perché abbiamo due indici covarianti e zero indici controvarianti. Ora, questo tensore poi abbiamo visto, lo si può esprimere come una matrice quadrata, G11, GIN, GN1, GNN, dove queste sono le componenti del nostro tensore metrico. E questa è una matrice naturalmente N per N. Ora, oltre all'esistenza del tensore metrico fondamentale, esiste un altro tensore correlato a questo qui, detto il tensore metrico fondamentale completamente controvariante, e cioè è lo stesso tensore, però questa volta gli indici sono in alto, vedete? IJ. Inoltre questo tensore viene spesso indicato come tensore metrico coniugato. Coniugato perché c'è una relazione intima tra questi due tensori, e cioè che l'uno è l'inverso dell'altro. Cioè GIJ è uguale in sostanza è l'inverso di questo tensore, cioè G alla meno 1, per così dire, se si può passare questa notazione, l'inverso del tensore metrico covariante è proprio il tensore metrico controvariante. Adesso, supponiamo di voler per esempio esprimere questo tensore con le sue componenti, cioè il tensore G a meno 1, il nostro tensore inverso, che cos'è? Come si può ottenere? Si ottiene in questo modo, e cioè è un tensore dove le componenti sono in sostanza, si ottengono come il cofattore dell'elemento del tensore metrico completamente covariante 1,1, diviso il determinante del medesimo tensore metrico completamente covariante. Cioè, questa è la prima componente, poi qui abbiamo cof di G1n fratto il medesimo determinante, GIJ, e poi naturalmente qui ci sarà cofattore di GN1 diviso il determinante, GJ, e infine ci sarà cofattore di GNn diviso il determinante, GIJ. Questa sarà anch'essa una matrice quadrata, vedete, simmetrica naturalmente, e vi faccio osservare anzitutto una cosa, e cioè che questo tensore inverso esiste se e soltanto se il tensore è completamente covariante, cioè se il determinante del tensore GIJ è diverso da zero. Perché vedete che per calcolare questo tensore inverso, che è una matrice inversa, bisogna dividere per il determinante. Quindi se il determinante è diverso da zero, non possiamo assolutamente calcolare l'inversa. Ora vediamo qualche proprietà di questo tensore, di questi due tensori. Qual è la relazione fondamentale che lega questi due tensori? Allora, la relazione fondamentale è questa qui. Se io faccio il prodotto tra GIJ, per esempio, e GKJ, vedete, ho contratto una coppia di indici, l'indice J l'ho contratto. Allora, il risultato di questo prodotto è una delta di Kronecker di indici KI. E questa è la proprietà fondamentale di questi due tensori. Ovviamente qui se provassi a fare un'altra contrazione, quindi portare l'indice K ad assumere il medesimo valore per tutti e due gli indici, allora questo qui chiaramente farà N. Quindi è come dire GIJ per GIJ, questo qui è N. Queste sono alcune proprietà elementari dei tensori metrici. Ora, che cos'è il cofattore? Il cofattore lo ricorderete dall'algebra lineare, cioè se io ho una matrice quadrata, per esempio 3, 2, 1, 4, meno 1, 5, 0, 2, 1, ad esempio il cofattore dell'elemento 1, 1, per esempio questo qui, se questa è la matrice la chiamiamo A, il cofattore di A dell'elemento 1, 1, per esempio, se vogliamo indicarlo in questo modo, che cos'è? È il sottodeterminante che si ottiene eliminando la prima colonna e la prima riga. Quindi sarà meno 1, 5, 2, 1, moltiplicato per meno 1 elevato alla somma degli indici. Qui l'indice è l'indice 1 di riga, l'indice 1 di colonna, quindi qui ci sarà 1 più 1, cioè questo sarà 2, e quindi naturalmente questo qui sarà naturalmente 1, 1.
Ora, una volta compreso che cos'è un cofattore, proviamo a fare un esercizio. E cioè, dato il tensore metrico della metrica cilindrica, per esempio, che vi riporto qui, G uguale alla matrice 3x3, 1, 0, 0, 0, rho quadro, 0, 0, 0, 1, questo ricorderete il tensore della metrica cilindrica. Ora io voglio calcolare il tensore, questo qui, G a meno 1. Come si fa? Si fa così. Allora, G a meno 1 sarà una matrice quadrata, 3x3, fatta in questo modo. Allora, qui ci dobbiamo mettere tutti i cofattori di tutti gli elementi. Partiamo dal primo elemento. Allora, il cofattore di 1, di questo elemento qui, si ottiene eliminando la prima colonna e la prima riga. E quindi il sottodeterminante sarà rho quadro 0, 0, 1. Per chiaramente il segno sarà più, perché la somma degli indici 1 più 1 fa 2. Però dobbiamo dividere per il determinante di tutto il tensore metrico, questo qui di partenza. E essendo una matrice diagonale, qui le righe possiamo toglierle, essendo una matrice diagonale, il determinante, vi ricordo, il determinante di G è il prodotto degli elementi, questi qui, della diagonale principale. E cioè, nel nostro caso, sarà proprio rho quadro. Quindi dobbiamo dividere per rho quadro. Ora, l'altro determinante sarà questo qui. Elimino la prima riga e la seconda colo G12, quindi questo qui, e cioè 0, 0, 0, 1 diviso rho quadro. Poi l'altro cofattore sarà questo qui. Qui naturalmente ci sarà un segno meno, perché la somma degli indici è negativa, è dispari. E questo sarà l'altro sottodeterminante, 0 rho quadro 0 0 fratto il determinante completo. Proseguiamo. L'altro cofattore sarà questo qui, cioè 0 0 0 1 fratto rho quadro con un meno davanti. Poi ci sarà l'altro cofattore, questo qui. E sarà 1, 0, 0, 1 fratto rho quadro. E proseguiamo con l'ulteriore cofattore, che sarà qui chiaramente questo qui, e cioè 1, 0, 0, 0 fratto rho quadro. Qui la somma degli indici è negativa. E poi l'ultima riga, partiamo dal primo. 0, 0, rho quadro, 0, fratto rho quadro. Poi c'è l'altro cofattore, questo qui. 1, 0, 0, 0, fratto rho quadro. E poi l'ultimo, che è questo qui, che sarà 1, 0, 0, 2, fratto rho quadro. Qui non è un 2, ma abbiamo cancellato il rho, quindi qui è rho quadro. Ora, questa matrice, qui c'è un meno, questa matrice è facile vedere, è sostanzialmente questa, la scriviamo qui. Questi determinanti sono tutti nulli, è facile vedere, questi sono tutti nulli. E quindi rimangono questi sulla diagonale, cioè questo è sostanzialmente rho quadro su rho quadro, qui c'è uno 0, qui c'è uno 0, qui c'è uno 0, qui c'è 1 su rho quadro. Qui c'è uno 0, qui c'è uno 0, qui c'è uno 0, qui infine c'è rho quadro su rho quadro. Cioè, morale, il nostro tensore inverso, G a meno 1, è questo qui. 1, 0, 0, 0, 1 su rho quadro, 0, 0, 0, 1. Eccolo qua. Se provate a fare il prodotto di G per G a meno 1, naturalmente vi deve venire la matrice identica di ordine 3. Perché essendo due tensori inversi, due matrici una all'inversa dell'altra, quando facciamo il prodotto di una matrice per la sua inversa, dobbiamo ottenere la matrice identica. E è facile vedere che questo è vero. Ora, come esercizio, per chiudere questa breve lezione, questo breve video sul tensore inverso, provate a calcolare il tensore inverso di questa metrica, cioè di questa metrica qui. Allora, ds quadro, e calcolate anche il tensore diretto, eta quadro, per dx quadro più eta quadro
sin quadro x de y quadro. Provate a calcolare g e a calcolare g a meno 1. E poi provate anche a fare il prodotto g per g a meno 1 e vedere che effettivamente si ottiene la matrice identica di ordine 3.